Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di riviste. Sì, di riviste ovviamente dedicate al mondo nerd, ma perché siamo arrivati a parlare di questa tipologia di argomento? Adesso vi spiego tutto. Qualche settimana fa mi ha contattato sulla mia email un nerd e mezzo, un ragazzo di nome Francesco, di 41 anni, dicendomi se volevo collaborare con lui e suo fratello riguardante appunto un loro prodotto. Il loro prodotto in questione è questo, Primo Play, una rivista cartacea dedicata ai videogiochi. Loro sono una piccola attività che è appena partita, infatti siamo al numero 4 per quanto riguarda le uscite, che è quella di dicembre, poi ovviamente adesso a gennaio uscirà il numero 5. E io subito, quando ho capito di cosa stavamo parlando, gli ho detto subito di sì, anche se a me non viene in tasca fondamentalmente nulla da questo video. Infatti loro non mi avevano nemmeno chiesto di fare un video dedicato, ma solo di inserire qualche secondo all'interno dei miei video a livello pubblicitario appunto di questa rivista, o di fare qualche post su Instagram o TikTok. Però io sono uno che normalmente qualche ragazzo mi contatta perché ha intrapreso una nuova attività dedicata ovviamente sempre al mondo nerd e vuole un po' di aiuto pubblicitario, io glielo do senza nessun problema. Infatti, come vi dicevo poco fa, a me non viene in tasca assolutamente nulla da questa recensione e da questa pubblicità, perché comunque io cerco di aiutare sempre nel mio piccolo, perché comunque il mio canale è un canale piccolo, di aiutare quei ragazzi che si impegnano, che vogliono creare un'attività, che rischiano nel creare un'attività, perché comunque anche qua c'è un impegno economico e di tempo non indifferente. Io sono un amante delle riviste cartacee riguardanti i videogiochi, infatti è da quando avevo il Commodore 64 negli anni 80 che compro riviste dedicate ai videogiochi. Ne ho comprate tantissime. Adesso ovviamente si tende a leggere molto di più sui siti dedicati ai videogiochi, perché abbiamo sempre in mano lo smartphone o il PC, però avere in mano una rivista cartacea è diverso, è come avere in mano un libro rispetto a un tablet su cui leggerlo, non è la stessa identica cosa, c'è un qualcosa di diverso nel fare la stessa cosa praticamente. E qua in più abbiamo dei vantaggi non indifferenti, soprattutto dei vantaggi non indifferenti con questa rivista Primo Player rispetto alle riviste cartacee che potremmo trovare in edicola, ed è questo che mi ha veramente attratto nel promuovere questa tipologia di rivista dedicata ai videogiochi. Sì, perché loro ci danno una rivista che è acquistabile solo su Amazon, perché loro per creare questa rivista si appoggiano a Amazon per quanto riguarda la stampa, Amazon per quanto riguarda il deposito a livello di magazzino, Amazon per quanto riguarda le consegne. Quindi loro si appoggiano praticamente per tutta la creazione della rivista a livello pratico, cioè ovviamente non è quello che sono le recensioni e la struttura della rivista, ma la stampa, quello che è lo stoccaggio e la spedizione ad Amazon. Infatti questa rivista la possiamo acquistare solo su Amazon, il suo prezzo è di circa 12 euro consegnata a casa. Però voi direte, vabbè, 12 euro non sono pochi. No, non sono pochi, ma c'è anche un motivo per cui non sono pochi. Ovviamente dobbiamo togliere questi costi che abbiamo detto, che Amazon ovviamente non regala, e più ovviamente ci vanno i guadagni a questi ragazzi che creano questa rivista e ci danno una rivista che ha qualcosa di veramente veramente interessante. In un mondo che va verso la pubblicità, in un mondo dove lo streaming video sta andando verso la pubblicità, infatti adesso anche Amazon Prime arriverà anche in Italia tra non molto, con la pubblicità all'interno appunto di quello che andremo a vedere, a meno che si paghi un supplemento superiore, qua non abbiamo pubblicità. No, all'interno di questa rivista abbiamo 100 pagine senza pubblicità, quindi noi abbiamo veramente una quantità di informazioni da leggere e di figure da guardare riguardanti appunto il mondo dei videogiochi senza pubblicità, ed è sicuramente qualcosa di unico e di controtendenza, perché noi qualsiasi rivista andiamo a comprare in edicola, che sia una rivista di recensione di videogiochi o di qualsiasi altra cosa, quello che andiamo a leggere realmente è probabilmente la metà di quello che sono le pagine all'interno della rivista, perché l'altra metà sono pubblicità di qualsiasi cosa. Qua invece no, è tutto da leggere e da guardare, perché è tutto dedicato a quello che è il mondo dei videogiochi. All'interno di questa rivista troviamo recensioni, troviamo anteprime, troviamo 20 pagine dedicate al retro gaming, quindi per chi ama questa tipologia di giochi, e soprattutto tratta
praticamente tutte le console. Infatti abbiamo Switch, PlayStation 5, Xbox Serie X e S, PC e retro gaming. Quindi abbiamo veramente di tutto. E la cosa che mi ha veramente colpito è che quando queste riviste mi sono arrivate a casa, mia figlia di 9 anni le ha viste. Lei ovviamente gioca ai videogiochi, ma solo a quelli della Switch, quindi parliamo di giochi tipo Super Mario, Zelda, quella tipologia di giochi lì. Quando ha visto che qua sulla copertina c'era Super Mario, perché all'interno si parlava del gioco Super Mario Bros. Wonder, che è quello che lei aveva chiesto nella letterina di Babbo Natale, se l'è letto tutto. Poi da lì ha capito che all'interno trovava altre informazioni riguardante il mondo Switch, quindi si è letta l'articolo dedicato a Zelda che c'è all'interno di queste riviste, del nuovo gioco di Peach che arriverà nei primi mesi del 2024. Quindi si è letta delle informazioni da sola, delle informazioni senza pubblicità, non davanti a uno schermo, quindi non a un tablet, non a uno smartphone, ma davanti a una rivista cartacea. Poi a lei piace molto leggere i libri e qui ha letto come se fossero dei libri, ma con argomenti ovviamente dedicati al mondo dei videogiochi che lei vorrebbe in futuro acquistare, o che magari valuta se acquistare o meno in base alle recensioni che adesso guarderà all'interno di questa rivista. E questo mi è piaciuto molto, perché vedere una bambina di 9 anni con una rivista di questo genere che legge tanto, quindi articoli lunghi, se li ha letti tutti come se non ci fosse un domani, mi ha fatto veramente molto molto piacere e mi ha fatto capire come le riviste di carta abbiano ancora un appeal unico verso tanti utenti, un po' come il disco in vinile o la musica in streaming. Si arriva sempre allo stesso obiettivo, ma in maniera diversa. Quindi ragazzi, spero che questo mio video dedicato a Primo Player, questa rivista di due ragazzi secondo me fantastici che si sono impegnati a creare qualcosa di veramente interessante, totalmente indipendente, senza pubblicità, vi sia piaciuto. Trovate il link di Amazon qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata, se la volete acquistare, magari da regalare. Secondo me è un bellissimo regalo, perché comunque sono riviste diverse, perché comunque quando abbiamo 100 pagine in mano capite che lo spessore della rivista è molto molto alto. Quindi non parlo di spessore solo di qualità, ma proprio di spessore fisico della rivista. Sono 100 pagine che veramente ci impegnano per un mese, quindi non ci abbiamo pubblicità, non ci abbiamo niente, non abbiamo pagine che dobbiamo saltare perché non ci interessano, perché magari ci pubblicizzano cose di cui non ce ne frega niente. No, qua sono tutti argomenti di cui siamo interessati, perché se acquistiamo questa tipologia di rivista vogliamo che parli di videogiochi e non di altro. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato le mie opinioni riguardanti la rivista Primo Player vi è piaciuta, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto novità, anteprime, spoiler, ovviamente anche di lei ho già postato alcune cose. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto anticipi, coupon, sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, una recensione, un test, un volo o una novità come questa. Ciao e al prossimo video!